Hai lavorato, ma vabbè. Ecco, questa è la zona dove è morta la signora Concetta Gigliano. Alla cui famiglia facciamo le condoglianze. Noi stiamo qui in questa zona esondabile sempre. Stiamo nella casa del signor Trano. Vedete? È stato tutto allagato, cioè ci sono ancora i segni dell'alluvione. Ecco, senti, ma quella notte come ve la siete passata qua? Abbastanza male, per chi... Vabbè, io premetto che non ero presente, ero sul treno perché mia sorella mi ha chiamato. Stavo venendo sì, qui a casa perché mia sorella terrorizzata mi ha chiamato e mi ha detto vieni subito, qui sta succedendo il finimondo. Per cui è stata pure una brutta situazione perché mentre io telefonavo lei strillava ed è successo di tutto. Cioè mio padre si trovava... Pietro. Sì, no, lo so, adesso infatti mo scende. Loro si trovavano praticamente che cenavano, stavano vedendo un film o qualcosa del genere. Nel giro di pochi istanti l'acqua si è portata all'altezza del bacino. Sono andati il fossato di pontone. Nel giro di pochi minuti l'acqua da zero è arrivata a... vedo i segni qui praticamente, qua stiamo quasi a un metro di... Ed è già rialzata perché noi già nell'84 subimmo un'inondazione, sì. Non abitavamo qui, però questo diciamo era il nostro deposito. Per cui già nell'84 ricevemmo, era il 3 ottobre del 1984. Non ricordo bene, sì. Per cui è arrivata, quindi già sapendo questa cosa, poi quando siamo venuti a bere nel 2007 ci siamo alzati in previsione di un... Poi nel 93 c'è stata un'altra... C'è stata un'altra mini esondazione, non di quella... No, mini, a me ai 25 ponti mi portò via 100 ulivi praticamente, dal fossato, sì, di Piroli. L'acqua era veramente una fiumana incredibile. Ma immagino, ma anche perché poi magari adesso piove ed è tutto infangato, poi ti faccio vedere da sopra, sì, nel terreno che sì. Vieni, faccio vedere. Ecco, questa è la casa del signor Trano. Io ho ricevuto dei danni incredibili perché cioè non è soltanto vedete, di qui. Mobili. Aveva toccato anche la corrente elettrica, si è tolta la corrente elettrica, guarda che cosa è successo qui. Mamma mia. Ha subito pure dei danni alla struttura, all'appartamento. Perché evidentemente c'erano dei piccoli buchi nelle fughe, l'acqua è penetrata e con quella pressione ha spaccato tutto. Tutta l'attrezzatura che avevate qua è portata praticamente, tutta persa. Tutto perso, sì. Adesso mio padre aveva un piccolo trattorino che l'ha portato dal vicino che è più alzato, sì. Praticamente inondato. Poi quando usciamo fuori ti faccio vedere che l'acqua praticamente è arrivata qui sotto le finestre, perché qui è ancora più basso rispetto all'appartamento. Sì. Si può vedere bene? No, andiamo su, sì, vediamo. Ti faccio vedere, vieni Antonio. È stata una catastrofe, qui veramente tutta la casa, siamo stati con una squadra di amici 3 giorni a cercare di risistemare tutto. È venuta anche la protezione civile qui di Formia, sì, che ha dato una mano, certo, sì, perché c'erano due o tre centimetri di fango qui. Vedi, perché adesso vi faccio vedere pure un'altra cosa non tanto piacevole. Io questa mattina mi sono calato qui in questo torrente che adesso è ancora allagato. Questo è diciamo uno fossatiello che viene da dove? Questo viene sempre da su, da viene su. Sempre da Itri viene. Che serve praticamente... Che serve a buttare l'acqua nel fossato principale. Esattamente. Io questa mattina mi sono calato qui, ho tolto tutte queste pietre, questi detriti perché praticamente strozzano il corso. E quindi questa notte ci sarà probabilmente, ho sentito poco fa la protezione civile, ci sarà un'altra... Qui si allagherà tutto. Ma il comune vi ha... Mo, c'è stato un altro allarme, non vi ha avvertito magari? Io adesso per evacuare da questa zona, niente. Per questo no. Io stamattina ho chiamato la protezione civile, loro mi hanno detto che hanno distribuito dei depliant, però io personalmente non li ho visti. Non sono venuti praticamente. Qui non sono venuti, guarda che cosa c'è. Sì. Io ho paura che questa notte non è che deve fare la pioggia di Halloween, basta che fa un altro po', qua si allaga tutto. Per cui adesso alle 2 ho chiesto aiuto a una ditta, verranno delle persone a portarmi su quanto possibile.
più era tutta allagata. Allora, c'era... vedi quella fonte, quella cisterna di cemento, si è spostata di un metro e mezzo. Si è spostata di un metro e mezzo, quella pesa tonnellate. Lo so, quella praticamente è antisismica perché è fatta con i ferri del cemento che si incorpora. No, io ho assistito alla costruzione nella mia campagna di queste, è fatto con rete metallica, con ferro, sì, esatto. Sì. Anch'io ce n'ho una qui. Quindi si è spostata completamente. Si è spostata di un metro e mezzo. Mamma mia. Poi non lo so se ti dà la possibilità di riprendere, ma si vede proprio che ha sradicato tutto. Sì. Ma che cosa è successo qui? Guarda, andiamo, vieni, ti faccio vedere. Poi intanto l'acqua, già si può vedere che l'acqua era a questa altezza. Esatto, siamo qua altezza, un metro e mezzo d'acqua. Già siamo un metro e mezzo abbondante. E stiamo all'interno praticamente. No. Ecco qua, questo ha sradicato tutta la rete. Perché? Che cosa è successo? Poi adesso abbiamo ricostruito, perché a 4 giorni da quella brutta notte abbiamo ricostruito. Che cosa è successo? Il torrente Puntone non aveva la capienza per portare tutta quell'acqua che arrivava da sopra, da Campello, da Madonna della Civita, dalle parti più alte. Per cui scendeva con una volta che è esondato. Cioè scendeva verso qua. Scendeva verso di qua perché non correva più nel fossato, ma correva nei terreni. Certo. Ora tutti hanno queste recinzioni qua, tutti quanti ci siamo chiusi. Sì. Queste recinzioni facevano da tappo, chiudevano l'acqua perché qua chiaramente non può filtrare i detriti, tutta quella roba che c'era dentro. Saliva il livello, sfondava, andava avanti e quindi creava pure un effetto onda. Sì. Perché se no non si spiega che quella cisterna ha viaggiato di un metro. Perché se si allaga in orizzontale, in verticale. Per cui è arrivato così una sorta di effetto tsunami, piano piano, perché riempiva le reti, sfondava e andava avanti. Certo, e questo sì. Si è portato fino a... Tant'è vero che quelle case che sono più avanti, ossia di rimpettai di quella povera signora che è morta, praticamente gli sono stati sommersi da quasi 2 metri d'acqua. D'acqua, sì. 2 metri d'acqua. Il mio vicino ha perso 4 auto. Perché erano state sommerse dall'acqua. Sommerse completamente, anche questa macchina rossa qui è stata sommersa completamente. Tant'è vero che si vede subito le riprese di quella notte che sono venuti qua di tutti, TG5, Golfo TV, H20, sono arrivati tutti. Questa era proprio sommersa, questa auto. Ora ti faccio vedere, di qui, guarda, c'è il livello della... Praticamente qui era il livello dell'acqua. Sì. Il livello dell'acqua. E... Guarda, quindi mo con le previsioni meteo disastrose che ci sono state, nemmeno diciamo ufficialmente. Le tese le sto asciugando, inondate di fango. Io non... per me è stato un disastro enorme. Cioè ieri è venuto un ingegnere civile a dare un controllo alla stabilità della casa, perché comunque era secondo me per precauzione. Se si è spostata là la cisterna di 2 metri qualcosa avrà. Certo. È venuto l'ingegner Casale a dare un'occhiata qui. Praticamente la struttura è rimasta, non ci buona. Sono pericoli, è rimasta, sì, non ci sono. Questa pericoli. Tua nonna mi pare che l'abbia cominciato a costruire, se non sbaglio. Sì, questo mio, esattamente, mio nonno era un contadino, anche un bravo muratore. No, lo so. Lui tutto il muretto qui che costeggia il terreno l'ha fatto tutto lui. Ma io lo conosco bene, lo conoscevo, perché noi pure abitavamo vicino a Villa delle Sirene, lì qui stava alla scalinata di Sant'Antonio. Sì, all'ascesa. E c'avevamo anche il terreno qui a fianco alla signora che è morta. Sì, ma lo so. Mio zio c'aveva 4 opere da terra praticamente, sì, che noi coltivavamo. Mio padre è rimasto sotto shock perché poverino, lui si è tuffato. Si è tuffato praticamente ed è andato sotto per qualche metro. Mamma mia. Fortunatamente la corrente lo portava da questa direzione, si è aggrappato ed è riuscito a stare ai piani superiori. Quindi ha rischiato di morire pure lui. Ha rischiato di morire, ma anche mia sorella terrorizzata perché si è vista l'acqua fino qui. Mio padre che si è calato dalla finestra e non rispondeva più. Abbiamo telefonato i vigili del fuoco, ma io di questo non ne voglio fare una colpa, no, perché no. Purtroppo, cioè, loro mi hanno detto, tutti, comune, loro erano impreparati, ma noi più di loro. Perché se loro sono impreparati, ma figuriamoci noi. Ma secondo me, ma no, non voglio alzare polemiche, perché io poi ringrazio, sono stati tutti eccezionali, sono intervenuti, hanno fatto quello che potevano. Ma a Monte San Biagio il sindaco ha fatto evacuare, diciamo, la zona esondabile. E questa sera qui si ripresenta. Allora, ho parlato. Cioè nessuno vi ha avvertito che stasera ci sarà di nuovo praticamente. Nessuno ha detto andate via da qui. Io, Raffaele, non ho ricevuto nulla, ho telefonato io. Sia chiaro questo, perché sono fatti incontestabili. Ho chiamato il signor Aldo della Protezione Civile questa mattina. Aldo Baia? Aldo Baia. Per cui lui mi ha detto che sono stati distribuiti dei deplian. Io qui personalmente non li ho ricevuti. Poi loro hanno detto che le previsioni sono a 4 ore
aggiornarvi perché ci sono aggiornamenti ogni 4 ore perché gli rimanda l'aeronautica. Per cui adesso noi siamo così. Lui, cioè, chiaramente ha detto: io non sono frate indovino, ma nemmeno noi siamo frate indovino. Per cui quello che possiamo fare è cautelarci portando più cose sopra, dormendo sopra, perché sì. Cioè, non si può fare diversamente. Io quello che non mi spiego è che stamattina compro il Latina Oggi, sì, e leggo che sono stati stanziati dei fondi, cioè innanzitutto è stato il geologo di Biase, no, tutto... ho seguito io, certo, ero l'assessore, e abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, perché è competente dei fossati, non dei è protocollato, sta tutto protocollato, tutto... mi sono interessato io come assessore, ho seguito tutto, sì, l'iter, sì, sì. Siamo andati a Latina, al Genio Civile, abbiamo portato il direttore del Genio Civile a visitare il fossato di Pontone, non ci avevano soldi, poi ci siamo interessati persino con a fondi, siamo andati alla, certo, al consorzio di bonifica di fondi, certo, però abbiamo fatto tutto l'iter possibile, perché io conosco questa zona, certo, ci sono nato qui, certo, e ho detto qua dobbiamo metterci a sicuro, almeno per quanto riguarda il comune e voi impiegati, soprattutto che siete voi poi diretti responsabili, certo, di questa situazione, certo, e Cosimino Di Biase ha fatto tutto, certo, l'iter, certo, guarda, è un ragazzo d'oro, sì, sì, conosco, che conosce il suo mestiere, sì, e ha fatto tutto quello che si doveva fare, poi a noi ci hanno addossato colpe che non abbiamo praticamente, ma io non do la colpa a nessuno, questi eventi sono imprevedibili, sono eccezionali, per carità, però noi abbiamo seguito tutto l'iter, la regione ha pure mandato, certo, 850.000 sì, sì, euro ho letto al materia. Comune capofila che è Idri, sì, sì, sono letto, e lui li ha destinati per altre opere, invece ma questa è una cosa che riguarda poi la magistratura, la magistratura, esatto, che accetta le responsabilità. Io quello che dico è che nelle epoche precedenti qui c'erano, era una zona governata dai contadini, sì, perché esatto, c'erano tutti a pezzagni di terreno, quindi i contadini avevano molto più, pura, più sì, buonsenso e pulivano... cura rispetto a chi ha comunque è stato qui, perché loro l'estate prendevano e ripulivano tutto. Ripulivano tutto, fossatelli, sì, torrenti, sì, qualunque cosa. Adesso che chiaramente non esistono più i contadini, non esistono più i contadini. Anzi, e la gente ci ha avuto anche la brutta idea di buttare le cose nel torrente, esatto, perché noi l'abbiamo visto. Io ieri sono andato qui e stavo qui a vedere le gru che tiravano di tutto, c'era praticamente di tutto. Io quindi non lo so, ma ad esempio io c'ho una vasca da bagno nel terreno, te la vorrei far vedere, perché non la... io vorrei sapere questa vasca da bagno da dove è venuta, chi ce l'ha messa, non penso che un'abitazione si sia staccata, quindi l'hanno buttata nel torrente, una vasca da bagno di questo. Io c'ho del terreno sotto il torrente di Pontone ai 25 ponti, e là ci buttano di tutto i terroristi ecologici, no? Forse sanno non che fregano niente, no, fregano hanno niente, buttato là latte, lattine, buste, cioè vanno lì e forse sapevano che era mio il terreno, dice questo è di Ciano, cioè, e ci facevano la discarica, no? Certo. Una volta mi hanno chiamato addirittura, dice c'hai dell'Eternit nel tuo terreno, non era mio quel, certo, terreno, hai capito? Certo. Quindi certo, so cose che succedono, ma vedo che la vasca però è ricurva, eh. No, ma la vedo che sì, sì, è leggermente ricurva, alzata. Perché ha sradicato pure la parte, cioè la base di cemento. Cioè, queste sì, erano opere che le facevano antisismiche senza, esatto, sapere di che, esatto, cosa, sì, che sì, cosa sì, erano la prevenzione. E negli anni 60 c'erano degli specialisti che costruivano queste fondi, che i contadini dovevano irrigare i pomodori. Certo, ecco, è chiaro. A Gaeta sono tutte così, le sì, fondi. Sì, no, io pure ce n'ho una, perché noi ce l'ho tradizionalmente siamo una famiglia di contadini. Ecco, questi canaletti qua che servivano per l'irrigazione. Per l'irrigazione. A me sì, se ne sono staccati due da 10-15 metri ciascuno. È vero che sono comunque opere antiche, però si sono sradicati con una potenza, li ha buttati tipo a 5-6 metri da dove erano nel loro luogo originario. Per cui, voglio dire, qua c'è stata un'inondazione di una potenza devastante. Sì. Allora, io il mio problema è che ci ho pensato, cioè ci abbiamo pensato pure in tanti, ma se questa tragedia vi veniva alle 3 di mattina? Alle 3 di mattina, quanta gente moriva qua? Io... Se sì, piove, è vero che è stata una cosa fortissima che nel giro di qualche ora, ma se piove 2-3 giorni consecutivi con questa intensità, e che arriva? Se l'acqua è arrivata qua, ora ci sommerge tutti. Cioè queste riflessioni vanno fatte perché è stato trascurato la manutenzione del torrente Pontone, sì, ma forse perché ma è un nome borbone, come tu pensavi, ma là i muri che ci stanno sono ancora quelli fatti dai Borboni. Sono ancora quelli fatti poi dai nel Borboni. 1954 Corbo fece pulire il fossato, ma allora
le disposizioni erano diverse. Ricordo che ero bambino e io stavo a Sant'Angelo e giocavo nel fossato e stavano i camion a caricare il materiale di risulta del fossato, certo. Le pietre, certo. E da allora non si è più pulito. Noi, quando ho amministrato la città, mi sono impegnato alla morte per questa cosa qua. Poi senti dire che avete fatto voi, noi abbiamo fatto il possibile. Vabbè, ma adesso ci sarà un rimballo di responsabilità, no, vabbè, non finisce più. Cioè, noi adesso dalla parte di chi ha subito questi danni, cioè io ho so oltre 50.000 euro, perché danni alla struttura, tu rifai i massetti, ma prendere tutti... appartamento, senza con calcolare che ho perso quasi tutto quello che avevo all'altezza di un metro. Ma tutti questi che confinano ai margini del fossato, c'è sta Angelo Mitrana ai 25 ponti. Sì, ok. Gli ha distrutto tutto, pure a me dall'altra parte del fossato che ho 80 alberi di ulivo, si è portato tutto praticamente, no? Sì, ma tutti coloro i quali confinano col fossato che è sondato, io poi lì ho due fossati, quello di Virolo e quello di Pontone, figurati che succede. Ma pure noi qua abbiamo questi fossatelli, ma ne abbiamo anche un altro che passa sul lato passa di là, sì, sì. Che passa sul lato di Formia, per cui, cioè, quello che è successo in sostanza è che non trovando il suo corso d'acqua nel torrente è venuto di qua. Sì. Cioè praticamente da lì, guarda, da lì. Qui ti faccio vedere, sta qui la dimensione del. Guardate qui, a questa altezza. Bastava che pioveva. Sì, sì, ma si vede, si vede. Si vede, si vede. Cioè. Ecco. Sarebbe entrato in casa praticamente. In casa, ma c'è già entrato, che io poi veramente non riesco a capire pure quest'altro fenomeno, perché io avevo due porte chiuse, cioè il cancello di ferro esterno e un portone blindato, qui c'ho il portone blindato e una porta di legno, quindi praticamente avevo, diciamo, due protezioni ciascun ingresso. Quando sono arrivato l'acqua era tipo a questa altezza del ginocchio, ho trovato il frigorifero a faccia in giù, già si era portata là. Io vorrei sapere come ha fatto, perché non c'era una corrente, un qualcosa, il frigorifero era a faccia in giù galleggiato, che sì, non è scivolato. Ma c'è stato così. Qualche cortocircuito, la corrente l'avete? No, era subito, perché noi chiaramente siamo dati salvati e quindi è scattato immediatamente, sì, fortunatamente, sì, sì. Quindi però era tutto allargato. Cioè la situazione era questa allagato, sì. La situazione è una situazione tragica, perché allora tutto allagato, i soccorsi avevano difficoltà perché 2000 telefonate e poi allora, quindi tutto allagato, senza luce, possibilità di far arrivare qui i mezzi di soccorso, sono arrivati, ma purtroppo non riuscivano a gestire un'emergenza così grande nella sua complessità. E quindi non, di notte che cosa fai? Strigli, cioè, ma non è che ti puoi andare giù e raggiungere magari dei posti all'asciutto, perché come è capitato a quella povera signora, cioè magari qui comunque adesso si è ripopolata, ci sono più persone giovani, ma ci sono anche molti anziani, come facevano? Cioè io quando ho telefonato ai vigili del fuoco non mi hanno risposto subito, ho fatto telefonare a un mio amico perché era in treno e non prendeva chiaramente la linea. Poi quando ho richiamato per accettarmi che avessero ricevuto la mia segnalazione, mi hanno detto guarda, ci sono due dentro la macchina, quindi erano quei due coni, la povera signora e il marito, due sopra il muretto e due dentro casa. Ma qui sulla cansatura siamo in 300, come facciamo a sapere? Io dice guarda, dice, mi vado in mia sorella che sono incastrata dentro casa, perché non riuscivo ad avere più contatto con mia sorella, non riuscivo più a sapere delle sue condizioni. Mio padre stava qua che galleggiava dentro questo spiazzale, cioè io non c'è, è una situazione, io l'unica cosa che mi ha fatto prendere, diciamo, a che ora, bene, a che ora sei arrivato tu? Io sono arrivato esattamente alle intorno alle 11. Quando già stava praticamente. Già era successo tutto il casotto. Ho trovato una cisterna qui fuori, ho aperto casa e correva solo acqua. Sarei senza luce, senza niente. Andiamo a vedere tuo padre. Mio padre sta ancora poverino. Fai una ripresa là. Là invece si vede ancora. Là, è allagato, no, tu. C'è il terreno. No, là. Qua stava tutto allagato, si è portato di sicuro. Guarda, posso far vedere che cosa è successo? Oh. Guarda qua, stanno bottiglie di depositare. Sì. Ha depositato. Guarda qua, io sta roba qua. Sì, ha depositato lungo la rete, tutto allagato. È arrivato di tutto, le mie sdraio, le mie cose. Sì, sì, staranno sul mar Tirreno. Sì, dal vicino dal mio vicino sono finite.
Tutto anch'io, mamma.